Ma io innanzitutto ringrazio per la parola e ringrazio per l'invito e cercherò di essere non lineare come Norbert, perché è praticamente impossibile la sua trattazione, talmente affascinante, talmente coinvolgente, tra l'altro tocca qualche cosa che lui e personaggi come lui ci hanno diciamo insegnato a vedere tramite quello che chiamiamo Proust, dice la vera necessità. Noi non abbiamo bisogno di un mondo nuovo, noi abbiamo bisogno di nuovi occhi per guardare al mondo. E Norbert ce l'ha mostrato molto bene. E brevissimamente vorrei collegarmi con quello che ho detto. Non ci conoscevamo, la prima volta che lo vedo di persona, conoscevo, leggevo i suoi scritti, ma combinazione sembra che ci siamo messi d'accordo, perché lui ha finito sul credito, credo, io inizierò con sul credito, credo. E quando si è parlato di museo, sono saltato sulla sedia perché praticamente oramai è già passato tanto tempo, da circa 25, 20 anni passa, 25 anni quasi. Io mi sono occupato di musei, di musei della tecnologia, con la mia tesi di dottorato, con il mio tentativo di tesi di dottorato, perché poi mi hanno cambiato l'argomento e non volevano che mi occupassi di questo. Ma perché, sempre cito Proust, quando parla del museo, dice: ma il museo è come una stazione dove praticamente i ricordi sono come dei treni, arrivano lì, deragliano, mettono la polvere, diciamo così, e non servono più a nulla. Mentre un museo che non è un museo, diciamo così, ma un luogo di interazione, di partecipazione, con quello che è la nostra storia, diciamo, precipua dell'uomo, no? Perché costruire, come citando Heidegger, no? Costruire, abitare e pensare è praticamente il modo stesso in cui l'uomo si distingue dalla natura e assomiglia in piccolo, in una scala molto piccola. Noi siamo degli piccoli dèi, no? Siamo caduti qui sulla terra, Dio ci ha messo qua sulla terra, dandoci la possibilità di vivere come trasformatori. Ma questa, come ci ha già spiegato benissimo Norbert, questa trasformazione è un atto che può assomigliare o è sempre più vicino alla distruzione. Heidegger ti insegna che senza l'abitare, l'abitare viene prima del costruire, se uno non sa abitare non sa costruire. Ed è per questo che, guardate, io sono molto affezionato ai termini, la nostra è una lingua meravigliosa, in quanto ricca anche di neologismi che sono intraducibili in altre lingue, e ricordo sempre due che sono un po' una sorta di spada di Damocle su noi progettisti, su voi costruttori, attori del mondo delle costruzioni: cementificazione e campanilismo. Sono due cose che sono assolutamente intraducibili in inglese, in tedesco, e sono tutta la negatività che ci viene attribuita, diciamo così, come esperienza, ma che paradossalmente potrebbe anche essere una cosa positiva. Perché se noi sostituiamo a cementificare, appunto, costruire per abitare, e se sostituiamo a campanilismo, identità dei luoghi, vedete che ribaltiamo esattamente l'idea negativa, diciamo, che una certa opinione pubblica, una certa semplificazione, giustificata peraltro, perché se ci guardiamo intorno, giustificata peraltro, ci ha attribuito. Io vengo, diciamo, da una storia personale che è molto semplice, molto comune a quella di molti italiani, che è quella dei piccoli borghi. L'Italia è fatta da nuclearità, non siamo una nazione di grandi città. E quindi mi allaccio subito a quello che è. Questa è la Val Sangone, l'alta Val Sangone di fianco, è una valle un po' chiacchierata di questi tempi con la questione della TAV, perché siamo incastrati in mezzo alla Val di Susa, alla Val Chisone, è però un posto epocale per la storia dell'umanità, io dico, esagerando sempre, perché da qui è passato Annibale, da qui è passato Carlo Magno quando ha fatto il giro e ha chiuso i Longobardi nelle chiuse di San Michele, da qui passavano i pellegrini che da Mont-Saint-Michel andavano al Monte Sant'Angelo per il pellegrinaggio dell'Arcangelo, e che sostanzialmente hanno costruito l'Europa attraverso, diciamo così, la trasmissione dei saperi, la trasmissione
diciamo dei modelli di vita, perché quando si parla di credere to credere, dalla culla alla culla, esatto, che di cui parlava Norbert, praticamente si parla ad esempio di queste cose che sono delle baite, questa è una baita paracolata che è una, diciamo, romanica nel suo essere, nella sua costruzione, che ha circa 900 anni e che sistemata un po' potrebbe benissimo dare da vivere, da abitare, come diciamo prima ancora adesso. E queste sono cose che noi italiani abbiamo fatto da sempre. Noi siamo vissuti e abbiamo insegnato al mondo a fare queste cose. Un signore che costruiva a 1200 metri una casa come questa, con una struttura palanconata, che tra l'altro funziona anche bene dal punto di vista antisismico, che si faceva una colonna perché forse veniva dalla Spagna, oppure aveva incontrato qualcuno in Francia, oppure era sceso una volta a valle e chissà dove aveva visto la colonna, e spendeva una cifra inimmaginabile per i tempi per scolpire la colonna, perché che non gli serviva assolutamente a niente, perché la bellezza è una necessità inutile. Io dico necessità inutile, uso questo simbolo, perché l'emozione di cui ci ha parlato Norbert è esattamente questa. L'emozione ci può vedere, ci viene data dalla speranza e dalla necessità di creare questa cosa inutile, ad esempio come la bellezza. E noi italiani, diciamo così, siamo immersi, siamo stati viziati da questa presenza, tanto esserne assuefatti, non renderci conto che cosa perdevamo e cosa stiamo perdendo, e tanto da non capire, diciamo, che queste cose ce le abbiamo già noi a casa nostra e sono lì per insegnarci come abitare. Quando quelli che noi piemontesi chiamiamo parrucco le braghe bianche, diciamo, è gli svizzeri come il cavaliere Leumann, vicino a Corso Francia, facevano i loro impianti tessili nella città di Rivoli, vicino a Torino, e facevano questo villaggio operaio che insieme a quello di Crespidade è uno dei più belli che abbiamo in Italia. Avevo un'idea di futuro e di permanenza, perché io mi ricordo, non dimenticherò mai quando Thomas Hertog, che penso sia un altro guru della vera sostenibilità, quello che ha inventato la solar charter, quello che in una bellissima conferenza che ci fece al Congresso Mondiale degli Architetti disse, col suo splendido italiano, l'architettura deve durare, punto. La sostenibilità è ciò che dura per sempre. È ciò che non fa portare la pietra da un'altra parte della terra, è ciò che non consuma, non ha un costo energetico di produzione diverso, è ciò che si adatta a nuovi stili di vita. E quando noi vediamo questo modo di costruire, questo modo di pensare a un villaggio operaio, perché stiamo parlando di case operaie come queste, affidate a uno dei più bravi ingegneri torinesi, l'ingegner Fenoglio, che era, diciamo, il maestro del nostro Liberty, che non ha niente da invidiare, come vedete, ai migliori esempi europei. E quando sappiamo che queste case operaie, dopo tanti anni che sono state costruite, sono state svuotate dalle persone che ci lavoravano, sono state riadattate piattisticamente e le stesse persone felici ci riabitano adesso, abbiamo capito che il processo funziona, che dovremo costruire adesso per avere quegli stessi risultati. Faccio un esempio mio, dice come si fa? Io devo cadere su degli esempi un po' pratici, mi è stato chiesto quello, quindi sarà un'altalena, non è che un'altra scelta, le scelte è la mia trattazione. A Firenze ci hanno provato, hanno fatto una cosa molto interessante, hanno fatto Casa S.P.A. che sarebbe l'ATC, l'azienda territoriale per la casa, ma che è privata, quindi ha una sua autonomia, vicino a Empoli, vicino alla città di dove originaria mia moglie, Fucecchio, hanno costruito dentro una fabbrica con i moduli abitativi perfettamente integrati, con alta efficienza energetica ovviamente, sono delle classi A, vere, non dichiarate, vere. Li hanno montati, li hanno prodotti con un ciclo produttivo, con tutta la qualità che può nascere dalla prefabbricazione, diciamo, dal controllo degli impianti, delle strutture, delle finiture. Li hanno montati in un luogo che servisse a raggiungere in poco tempo, diciamo così, questo qui al mock-up, per avvicinarsi, si parlava prima di educazione, si parlava prima di esperimenti.
qui hanno portato la gente a capire come si abita in queste case e a dirgli: io ti ci farò andare per un certo periodo, dovremmo prendere i tuoi mobili e mettere dentro un magazzino, per un certo periodo avrai una casa come un albergo, ma dove ci si sta bene, un albergo con 3 stelle buono, per 6 mesi, per 8 mesi, per 10 mesi tu abiterai qua dentro, io ristrutturerò la tua casa in classe energetica efficiente, tu potrai tornare in questa casa e questo, chiamiamolo bell'albergo, servirà per delle altre persone come te che avranno la loro casa che dovrà essere diciamo ristrutturata. E quindi queste case che sono state prima abitate, nel senso capite dalla gente, c'era la coda, ma da tutta Firenze e dintorni, per capire come si abitava in questi moduli, hanno poi accettato di buon grado, non è stata la deportazione, è stata la forzatura, sono stati contentissimi di andare lì. Contenti anche perché sapevano che sarebbero tornati a casa propria, ma con delle altre caratteristiche energetiche, con degli altri costi di gestione, e poi costi di gestione per tutti noi, perché comunque una TC, un'azienda territoriale per la casa, ha dei costi che poi si riversano su di noi. I francesi hanno dei progetti molto interessanti, sono stati fatti interventi a Marsiglia, ma anche sulle balie parigine, anche a Bordeaux, di questo genere, con involucre, con doppie case costruite intorno alle case, quindi loro hanno agito sull'esterno, oppure, come vedremo che stiamo tentando di fare il nostro piccolo a Torino, costruendo sopra le case, trovando delle soluzioni abitative differenti. E un altro esperimento di questo genere, questo qua, di Casa Crema Più, perché uno degli altri strumenti, ne parlavamo ieri sera con il vostro presidente, ovviamente con la decrescita, diciamo, economica, con la crisi che c'è purtroppo nel mercato, è quello di costruire meglio con le stesse cifre o magari anche con un pochino di meno. Dice, già questo miracolo come lo si attiene. Con strumenti finanziari diversi, con leve finanziarie diverse, come ad esempio l'intervento delle fondazioni bancarie, questi sono interventi infatti in questo caso dalla Cariplo, e a Torino la Fondazione San Paolo sta aiutando molto, c'è un grosso sforzo, diciamo così, per intervenire con strumenti finanziari che riescono a soddisfare quella esigenza del mercato fortissima che si colloca tra il sociale, diciamo, la parte più bassa, e diciamo il mercato libero, che non può essere più raggiunto da una grande fascia della popolazione e che può essere, diciamo così, soddisfatto con interventi coordinati, studiati e che partono dalla classe energetica massima, dalla massima efficienza, che partono dal principio che comunque questa cosa poi nel tempo non debba costare come si dice, venga aiutato momentaneamente da questi che sono fondi etici e che mettono a reddito, mettono ad affitto queste case con un riscatto poi dopo 30 anni, con un reddito del 4% che viene investito da questi fondi. Adesso facciamo un po' una cosa, si è parlato dell'estero, si è parlato delle costruzioni. Io ho vissuto in Olanda, ho fatto la mia tesi in Olanda e si parlava di prima del pragmatismo e del rapporto che c'è tra Stato e pianificazione. Vabbè, l'Olanda è fortunata e sfortunata, nel senso che l'Olanda fino a 350 anni fa non esisteva ed è uno dei più sensibili dal punto di vista del global warming e del rilanciamento dei mari, perché scompare l'Olanda. Non ci sono dighe sulla Frisia, non ci sono dighe al fondo del porto di Rotterdam che possono salvare l'Olanda.